Sono le 8:30 di sabato mattina, ci troviamo sulla statale 36 all'altezza di Abbadia Lariana, in direzione di Colico. La situazione del traffico appare estremamente limitata in questo momento. Verificheremo lungo il tragitto com'è la situazione e quali sono i posti di controllo predisposti dalle forze dell'ordine per scoraggiare eventuali tentativi di raggiungere la Valtellina e le seconde case. Stiamo arrivando in prossimità dello svincolo di Bellano. In questo tratto abbiamo incontrato sinora soltanto due veicoli, una station wagon e un furgoncino adibito a consegna di prodotti alimentari. Traffico praticamente nullo in direzione nord. Eccoci in prossimità del Trivio di Fuentes. Per il momento qui si passa. Vediamo se ci saranno posti di blocco o di controllo più avanti lungo la 38. I cittadini comunque sembra abbiano compreso davvero che anche in questo weekend di Pasqua segnato dal bel tempo non ci si deve muovere se non per ragioni di assoluta necessità. Stiamo uscendo dalle gallerie della tangenziale di Morbegno, stiamo arrivando in prossimità del grande svincolo del Tartano. Qui siamo allo svincolo del Tartano, ci sono pattuglie della Polizia di Stato ad effettuare i controlli con una situazione di traffico davvero limitata. Il filtro dunque viene effettuato su tutti i veicoli in transito di cui si verificano i requisiti per poter transitare. Ed eccoci sulla tangenziale di Sondrio, anche qui alle porte della città il traffico è circoscritto a spostamenti locali per esigenze primarie o per andare a far la spesa nel sabato della vigilia di Pasqua, ma la situazione è del tutto tranquilla.